Ciao ragazzi, oggi vediamo il ClamPad Call, il tablet Clementoni con cui è possibile anche chiamare ed inviare sms in tutta sicurezza. Grande sistema di gestione del controllo parentale che sta sia all'interno del dispositivo, con cui vedremo possiamo scegliere le chiamate entrata e uscita, sms entrata e uscita, ma anche attraverso una piattaforma, quella di Planet Clementoni, che se vi ricordate abbiamo già visto assieme per i tablet ClamPad, che permette a noi genitori sulla nuvola, ma anche attraverso un'applicazione che si può scaricare, che vedremo, di andare a verificare l'utilizzo del dispositivo sia in termini di applicazioni utilizzate, ma anche, questa è la novità del ClamPad Call, in termini ad esempio di geolocalizzazione, ovvero dove sta questo dispositivo, quindi dove si sta muovendo il bambino, se in un'area protetta o meno. Lo andremo a vedere. Poi vediamo le caratteristiche tecniche: accesso ovviamente a Google Play Store con oltre 1 milione di applicazioni, ovviamente anche queste gestibili in parental control, e a tutte le applicazioni che già troviamo, di cui già gran parte troviamo installate, le Clam App, applicazioni educative molto molto belle, le andremo a vedere, il Clam Channel da cui scaricare le applicazioni Clementoni, il Clam Browser per la navigazione sicura, connessione 3G per i dati, il Bluetooth, processore quad core da 1.3 GHz, quindi vedremo anche massima fluidità del dispositivo, Android 4.2 KitKat, schermo 5 pollici ad alta risoluzione, poi abbiamo le cuffie auricolari importantissime per evitare che i più piccoli telefonino appiccicati al dispositivo magari per lungo tempo, lettore MP3, quindi anche per ascoltarsi ovviamente la musica, e poi funzionalità GPS per la localizzazione. In più collaborazione con la team, quindi abbiamo incluse già all'interno, sono già passato in centro team, ho ritirato la mia sim che dopo adesso andiamo a installare, con un mese gratuito incluso di internet, minuti, sms con team Young Junior, con 5 euro di traffico incluso. Andiamo finiamo con le caratteristiche tecniche, fermiamoci a metà confezione, con una fotocamera posteriore da 5.0 megapixel, un'anteriore da 2.0 megapixel e una memoria flash già quindi presente all'interno di ben 8 giga per scaricare applicazioni, salvare foto, filmati, eccetera. Quindi dicevamo, chiamate che andremo a vedere, messaggi, la funzione geolocalizzazione: se ClamPad Call esce da un perimetro selezionato si può ricevere una notifica sul cellulare e su mail, il tasto SOS se per caso il bambino ha bisogno di aiuto, un semplice tasto per avvisare mamma, papà o comunque la persona che è stata designata, auricolari con microfono incluso. Ma dopo aver visto tutte queste grandi funzionalità del ClamPad Call, andiamo all'interno della confezione. E dall'interno abbiamo, eccoci qua, il nostro ClamPad Call, che vi mostro tra un attimo, non preoccupatevi. Abbiamo il voucher Team Young Junior, che già ho utilizzato, vi dicevo, con la mia sim, sono passato già in centro team e non vi faccio vedere dentro, c'è il codice promozionale mio che comunque ho già utilizzato. Poi abbiamo il manuale che ci spiega molto semplicemente quella che è anche la configurazione iniziale di startup, dall'installazione della batteria con il petrol che adesso andremo a vedere, infatti è anche rimarcata da questo foglietto di istruzioni ulteriore che ci aiuta ad installare, ma noi lo vedremo direttamente in video. E poi abbiamo tutte le funzionalità del tablet che vengono qua spiegate semplicemente passo passo e che noi andremo a vedere ovviamente dal vivo, compreso anche il Planet Clementoni. Poi abbiamo un cavo USB per caricare il nostro ClamPad Call e abbiamo anche il trasformatore con uscita USB per la carica dello stesso. Eccoci qua. Zac. E ora, facendo l'unboxing dell'unboxing, andiamo finalmente a vedere il ClamPad Call. Ecco qua, scatola nella scatola, all'interno di questo sacco protettivo. Eccolo qua, abbiamo il nostro ClamPad Call. Vedete, con un bumper rosso che fa già da cover dello stesso, quindi in caso di eventuale caduta. Abbiamo fotocamera anteriore, tasti per le funzionalità principali, ovviamente touch, abbiamo la fotocamera posteriore e qui vediamo all'interno della confezione abbiamo anche la batteria, che adesso andremo a inserire anche questa protetta nel suo sacchettino, eccola qua, e poi alzando qui la scatolina, scatola nella scatola, triplo unboxing ragazzi, il pretto che ci permetterà di installare la batteria e gli auricolari, anche questi in colore abbinamento, quindi abbiamo il bianco e il rosso, eccoli qua. Ecco qua, ottima anche la configurazione ergonomica, devo dire, dell'auricolare che dopo andrò a provare. Eccolo qua. Ok, con tasto anche accensione, spegnimento, eccetera. Perfetto, andiamo a vedere l'installazione della batteria. Per andare ad inserire la batteria, come vedete, basta individuare questa piccola fessura bianca che sta lungo il bordo del ClamPad Call. Vedete, segue lungo questi tasti qui. Cosa vado a fare? Prendo il petro che c'era all'interno della confezione e vado a fare leva. Lo inserisco all'interno di questa fessurina, eccoci qua, e vado a fare leva in questo modo. Vedete che, zac,
sono riuscito a aprire facilmente la cover posteriore. Quello interno, eccomi, ho l'alloggiamento per la batteria. Devo stare ovviamente molto attento che i contatti dorati siano ovviamente rivolti verso lo stesso senso e vado ad inserire, ad alloggiare la mia batteria. Eccola qua alloggiata. Andiamo ad inserire anche la SIM. Per farlo c'è questo alloggiamento protetto da questa piccola gabbia metallica. Lo alzo in questo modo, lo libero, sfruttando anche la gravità stessa apro completamente l'alloggiamento, qui lo vedete, e vado a preparare all'ingresso la mia micro SIM. Eccola qua, ecco la mia micro SIM TIM inserita all'interno dell'alloggiamento. Vado a chiudere la gabbia così, poi vado ad abbassare la chiusura, questa qua, finché ho sentito un click e vedete la scheda è perfettamente aderente e inserita all'interno del Campad Call. Vado a richiudere la mia cover. Per farlo basta semplicemente avvicinare le due estremità, clic clic clic, avete sentito, e il mio Clampad Call è pronto. Prima di utilizzarlo, come consigliato dal manuale utente, una prima ricarica di 8 ore per migliorare l'efficacia delle batterie, per cui poi possiamo finalmente accenderlo ed iniziare. Ed ecco il Clampad per come appare nell'area bambino, una volta che è stato aggiornato e configurato. C'è anche un'applicazione per aggiornare il firmware, veramente molto molto intuitiva. Qua in alto a sinistra abbiamo queste tre icone di stato che permettono al genitore, una volta che ha effettuato l'accesso con la sua password segretissima che vi ho mostrato, giochi ad abilitare l'area 3G, quindi la possibilità di usare la SIM per navigare, la configurazione modalità aereo, quindi niente connessione, attivare o meno il Bluetooth, quindi per comunicare con altri dispositivi. Dopodiché abbiamo il profilo del bimbo che possiamo personalizzare con nome, colore eccetera, il Clam Browser, il Clam Channel, le applicazioni Clementoni, ma prima vorrei andare subito, le vedremo tutte, prima vorrei andare al cuore di questo Clampad Call, ovvero un tablet educativo che permette anche di telefonare e mandare messaggi. Come faccio a telefonare? È semplice, vado sull'icona chiamata e qui mi ritrovo i contatti che posso chiamare. Ma i contatti, Davide, non ci sono? Sì, perché questi vanno abilitati col controllo parentale. Ora che andiamo nell'area adulto, vedete, in questo modo, cliccando sul logo Clementoni, vado sull'area adulto, inserisco la mia password G-O-K-I, eccola qua, mostra password, e qui nell'area adulto abbiamo la gestione delle applicazioni, la possibilità di gestire il tempo d'uso del tablet eccetera, ma come vi dicevo, abbiamo tutte le funzionalità. Andiamo a vedere la gestione dei contatti. Ecco qua, vedete, non c'è ancora nessun contatto a disposizione, quindi qua io posso andare a completare la lista sicura dei contatti che può chiamare il bimbo. Quindi qua vado a inserire il nome, in questo caso papà, papà, e vado a inserire il numero di telefono, cosa che adesso vi oscuro, altrimenti tutti mi chiamate, siete tantissimi, e quindi come facciamo? Allora, ecco qua. Ora inseriamo anche il numero di mamma. Eccoci qua. Mamma. E inseriamo il telefono, anche qua vi nascondo il tutto. I contatti poi possono essere facilmente anche cestinati, eliminati. Abbiamo poi le azioni bloccate, ovvero lui ci dirà tutto quello che è stato fatto che non si poteva fare secondo le impostazioni che andiamo a vedere, e abbiamo un log di tutta l'attività fatta dal bimbo nell'ambito delle chiamate. Poi abbiamo la possibilità, vedete, di default è tutto spento, giustamente c'è al massimo della protezione, potremmo anche scegliere di andare ad abilitare, lui ce lo dice, sei sicuro di abilitare tutte le chiamate in entrata, quindi può chiamare e ricevere qualsiasi chiamata, quindi ovviamente non lo faccio perché casca un po' lo scopo di quello che è la gestione e il controllo parentale. Abilitiamo tutti gli sms in entrata e in uscita, abilitiamo la modalità auricolare, quindi se l'opzione è attiva il bambino può chiamare e ricevere chiamate soltanto con gli auricolari collegati al telefono, cosa che verifichiamo e secondo me cosa molto opportuna. Anch'io, ragazzi, uso sempre l'auricolare, soprattutto quando faccio chiamate lunghe. Tornati nell'area bambino, abbiamo i due contatti, vedete che ho abilitato mamma e papà, per andare a chiamarli. Adesso proviamo a chiamare papà, quindi proviamo a chiamarmi, eccoci qua, clicchiamo sul tasto chiamata, lui parte, fa partire la chiamata, lo schermo va in verticale in questo modo, ma ovviamente lui ci dice, occhio, devi collegare gli auricolari per chiamare e rispondere, quindi la funzionalità che abbiamo attivato, cosa che quindi dobbiamo andare a fare. Prendiamo i nostri auricolari e andiamo a collegarli. Per collegarli è molto semplice, vedete, qui abbiamo sia lo slot per la micro USB per la ricarica, sia lo slot per andare a inserire gli auricolari. Gli slot sono anche proprio inseriti in questa cavità che semplifica veramente l'inserimento anche da parte del bimbo. Eccoci qua, vedete, adesso la chiamata la possiamo effettuare, per cui andiamo sull'applicazione chiamata e selezioniamo il papà, come dicevamo. Eccoci qua, parte la chiamata, vediamo. Eccola qua, un attimo che si connetta. Ecco, vedete, il dispositivo sta chiamando. Eccoci qua.
e quindi posso rispondere alla telefonata. Sì, pronto? Sì, pronto, sì. Mi sento, confermo, funziona. Ok, quindi la telefonata poi la butto giù in questo modo. Ed eccola, buttata giù anche da questa parte. Funzionamento, chiamata, perfettamente riuscito. Andiamo ora ad inviare un messaggio. Apriamo l'applicazione messaggi, eccola qua. E qui vedete non c'è ancora nessun messaggio perché devo selezionare inviarlo uno, selezionare il contatto, come vi dicevo, a cui inviarlo. Scelgo papà e gli invio un messaggio da parte di Nicolò, ovviamente. Mi sono salvato finalmente il numero che prima avete visto di questo telefono, di questa SIM, per cui ciao papà, hai visto, oh no, mi fido troppo del correttore, ragazzi, hai visto l'ultimo video, santo correttore, GBR, no, GVR, GBR, esatto, su YouTube, eccoci qua, punto di domanda. Eccoci qua, a questo punto cosa faccio? Vado ad inviare l'SMS, vedete il tastone di invio dell'SMS, eccolo qua, inviato, e adesso me lo aspetto qua in arrivo sul mio telefono paposo di papà, ok, eccolo qua. Nicolò, ciao papà, hai visto il tuo video GBR? Certo Nicolò, l'ho visto, l'ho caricato io, ok, scusate la conversazione che abbiamo fatto. E poi possiamo ritornare alla nostra home. Andiamo a vedere anche le suonerie che possiamo scegliere per il nostro Club Bad Call, che sono tantissime, qui le vedete, le posso scorrere, le posso vedere anche in anteprima, ascoltare in anteprima. Ad esempio andiamo a scegliere questo persico lentaleggiante, volume alto-basso, ecco qua, e scelgo in anteprima la Persia. Ah, cos'è questo LED che vedete che lampeggia? Mi dice che ci sono delle notifiche in arrivo, magari SMS, notifiche online, eccetera. Comunque, andiamo a chiamare Nicolò, per cui quello che vado a fare, vado a prendere il mio smartphone e vado a effettuare una chiamata a Nicolò. Eccoci qua. Chiamiamo, è tempo un attimo che gli operatori si parino. Occhio, vedete, ci vuole. Andiamo a vedere la funzionalità SOS, dopo il bambino può lanciare un messaggio di aiuto, vedete, confermando questo messaggio, noi genitori dove lo impostiamo? Torniamo sull'area genitori, andiamo quindi su a scrivere la nostra password segretissima giochi, andiamo sulle impostazioni genitori, su area SOS, vedete nessun contatto è stato abilitato, vado a scegliere un contatto, lo vado a abilitare, qua vediamo tutti i contatti che sono presenti nella mia SIM, eccetera, ho abilitato il contatto papà in questo caso, nelle impostazioni posso andare ad abilitare sia che mi arrivi un'email di verifica, quindi alla mail che ho abilitato sul Planet Clementoni, oppure che dopo andremo a vedere nel dettaglio con cui controllo da remoto il dispositivo, oppure una notifica via SMS che quindi mi dica che il bambino si trova in stato di pericolo perché lui ha cliccato lo stesso pulsante di aiuto. Per cui usciamo da re adulto e torniamo sul nostro Clampad, andiamo a cliccare sul Clampad Call la funzione SOS, andiamo a chiedergli sì, conferma, inviamo un messaggio e attendiamo il messaggio, la notifica del messaggio sul nostro telefono. Ecco qua, vedete Nicolò, il bambino ha cliccato sul pulsante SOS e verifica che non sia in pericolo. Ovviamente questo messaggio l'avete visto anche prima nell'area, lo possiamo andare a personalizzare, quindi scegliere un messaggio di SOS personalizzato sulle nostre esigenze. In questo modo sappiamo che è successo qualcosa ovviamente. Ecco qua, impostazioni, vedete, possiamo scegliere anche di personalizzare il messaggio. Andiamo a vedere nel dettaglio la funzione geolocalizzazione con cui possiamo, vediamo, impostare un'area sicura sul Planet Clementoni che andremo a vedere. Attivata questa, se il Clampad Call esce da quest'area sicura grazie al monitoraggio GPS, ci arriva un messaggio che può essere notificato, vedete, tramite email. Possiamo accendere o spegnere questa notifica. Ecco qua, vediamo se il mio ditone, se il Davide ditone ce la fa, eccoci qua. Possiamo ricevere un SMS che possiamo anche, vedete, personalizzare nel testo. Possiamo tracciare poi la posizione, attivare il tracciamento o meno e avere anche un tempo di riferimento del salvataggio di modo da avere magari ad ogni ora l'ultima posizione in cui si è trovato il nostro Clampad Call e quindi riuscire a tracciare anche la posizione. Vedete, tempo di controllo della posizione, modalità area sicura, possiamo anche qua abbreviare il tempo e verificare ogni 5 minuti o 20 minuti, vedete dai 5 ai 20 minuti dove si trova rispetto all'area sicura. Tempo invia notifica, uscita area sicura, imposta quanto tempo il Clampad Call deve inviare la notifica relativa all'uscita dall'area sicura. Possiamo andare da 1 minuto a 5 minuti, in questo caso ad esempio lo flaggo in 1 minuto. E poi andiamo a vedere le impostazioni sul Planet Clementoni e poi ovviamente se ricevo i messaggi del caso. Oggi infatti girerò col Clampad Call.
Ed eccoci ragazzi su Planet Clementoni, l'applicazione online, è disponibile anche per smartphone e tablet, dove possiamo andare a vedere quali sono i progressi effettuati col ClamPad Call. In questo caso vedete dobbiamo ancora iniziare, gli obiettivi educativi raggiunti, le applicazioni del Clam Channel, c'è l'assistenza, la possibilità di switchare tra un dispositivo Clementoni e un altro. Qua vedete c'è il mio primo ClamPad di Nicolò, cambiare il profilo di Nicolò, ma io volevo andare nell'area adulto, dove possiamo andare a verificare i siti navigabili o meno, il tempo e modo d'uso, ma volevo andare dritto qua nella geolocalizzazione per mostrarvi che lui va a dirmi dove si trova il telefono utilizzando il GPS, e vi assicuro che io vivo proprio qui, molto preciso. Posso andare a impostare un'area sicura che posso andare a ricercare volendo anche proprio per ricerca, quindi digitando il mio indirizzo, ma non serve perché l'ha trovato in grande precisione. Posso andare a impostare un'area sicura protetta da 50 a 300 metri, mettiamola ai 250 metri, e posso andare a scegliere, vedete, un messaggio che può essere o quello di default o quello che avevo selezionato io. Sono uscito da area protetta. Scegliere se farmelo mandare via SMS o via mail, salvare il tutto, e poi adesso pomeriggio uscirò con il mio ClamPad Call e andrò a vedere, avete molto preciso, sono le 12.53, mi dice che alle 12.53, zazzac, sono lì, ha localizzato il dispositivo, e a questo punto vado a vedere poi se mi arriva l'SMS. Ed eccomi ragazzi, uscire di casa con i miei due dispositivi, a destra ho il ClamPad Call, a sinistra ho il mio smartphone, per vedere quindi se mi arriva la notifica. Poi non sono riuscito a farlo di pomeriggio, lo vedete di mattina sull'orario, perché poi pomeriggio ragazzi non ho combinato. Comunque, quello che conta è vedere se mi arriva la notifica fuoriuscendo dall'area sicura. Mi raccomando, con due dispositivi in mano state sempre attenti quando attraversate la strada per andare su marciapiede, guardate a destra, a sinistra, eccetera. Rallentiamo perché sta per arrivare. Eccolo qua, e arriva la notifica. Adesso vi aumento anche la luminosità dello schermo, che in effetti di giorno non si vede bene. Se siete un papà tecnologico come me, avete anche l'SMS che vi arriva sullo smartwatch, vi avvisa Nicolò che è uscito dall'area sicura, quindi voi potete andare a recuperarlo, eccetera. Andiamo a verificare se mi è arrivata anche la mail. Ecco qua, arrivata sul mio Gmail la mail di notifica che il ClamPad Call è uscito dall'area protetta. E poi vediamo anche su da browser sul mio dispositivo, in effetti, la mia geolocalizzazione attuale, l'impostazione della mia area sicura e il fatto dove mi trovo adesso. Mi trovo in effetti a oltre 250 metri dal punto in cui sono. Ecco qua, preciso, perfetto. Volevo farvi vedere anche l'applicazione Planet Clementoni su smartphone, che mi permette di accedere al controllo parentale, quindi di regolare, vedete, l'utilizzo durante il tempo del tablet, di verificare la sicurezza internet, quindi di filtrare l'accesso alla rete, e poi di visualizzare anche i video che possono essere visti all'interno dell'applicazione video del ClamPad Call. Abbiamo anche i grafici con i progressi fatti e poi la tabella degli obiettivi educativi che vengono svolti grazie alle applicazioni. Andiamo ora a vedere tutte le altre applicazioni, partendo dalla fotocamera che troviamo qui in basso a sinistra. Come vedete si richiama molto velocemente, che ha diverse funzioni, tra cui anche la foto live, la possibilità di fare una panoramica, molte funzionalità e impostazioni che troviamo qua per regolare la fotocamera, la qualità dei video, eccetera, eccetera, eccetera. Scegliere se fare un selfie, mettere la fotocamera frontale e così via. Poi abbiamo a disposizione, vedete, anche la funzionalità torcia, che in questo caso però deve essere attivata da un adulto. Sempre nella sezione impostazioni adulto possiamo scegliere o meno se attivare la torcia. Vedete nel profilo bambino, ad esempio. Attenzione, LED della torcia non è di classe. Abilitare dunque la funzione torcia, la abilitiamo. Attenzione, ovviamente è una funzione che va abilitata, vedete? Abbiamo acceso la torcia, quindi il LED che mi permette anche ovviamente di funzionare come flash del caso. Poi abbiamo Clam Browser già abilitato per navigare solo se dalle impostazioni io genitore ho scelto ovviamente quali sono i siti su cui si può andare a navigare in totale sicurezza. Ad esempio c'è anche giochi per bambini e ragazzi, ottimo, ottima scelta Davide, ok. Quindi tappando qua sopra troviamo, vedete, il sito web di giochi per bambini e ragazzi che si adatta anche al dispositivo, su cui trovate ad esempio adesso il video. Un attimino che carichi, perché i video sono sempre un attimo pesanti. Eccolo qua, il video del Cyber Robot Clementoni. Allora, poi abbiamo anche il Clam Channel con tutte le applicazioni pensate per il ClamPad Call, le applicazioni educative Clementoni che possiamo selezionare anche per età, volendo, per categoria, e che andranno ad aumentare sempre di più proprio perché vengono pian piano adattate per questo dispositivo, per cui troveremo a breve tutte le applicazioni presenti anche già che abbiamo visto nel ClamPad ad esempio. Poi abbiamo le Clam App, quindi le applicazioni che abbiamo scaricato dal Clam Channel con cui possiamo andare a giocare, tra cui c'è anche Clam Energy che tra un po' andremo a vedere. Quindi la possibilità di utilizzare la fotocamera per farci vedere dal ClamPad Call e quindi con lo stesso poi andare a fare delle attività. Poi abbiamo le altre applicazioni che scarichiamo da Play Store, e quindi qua è il genitore a scegliere quali applicazioni abilitare o meno, in questo caso non ne ho abilitata ancora nessuna.
Abbiamo poi il video channel con i video che abbiamo scelto di abilitare per la visione per il nostro bimbo, sempre nella sezione dedicata ai genitori, che adesso torneremo a rivedere, le chiamate e messaggi abbiamo visto, il tasto SOS, le suonerie e poi il Play Store, il cui accesso in questo caso possiamo abilitare o meno nella sezione genitori. Andiamo nella sezione genitore a vedere quindi in maniera approfondita tutto il sistema di parental control, con cui possiamo scegliere le applicazioni che possono essere utilizzate o meno, il tempo d'uso, eccetera. Qui infatti possiamo gestire le applicazioni, quindi ad esempio abilita automaticamente addirittura le applicazioni scaricate, possiamo gestire il tempo d'uso, quindi per quanto si può andare a utilizzare il tablet, quindi giorno per giorno possiamo scegliere degli orari differenti in cui andare a abilitare o meno il ClamPad Call. Poi abbiamo la sicurezza internet, quindi vedete i siti web che si può andare a vedere, tra cui Fleggate, giochi per bambini e ragazzi, le impostazioni per cui possiamo consentire o meno l'accesso ad internet. Poi abbiamo la rubrica con tutti i contatti presenti all'interno della SIM. Eccoci qua, i contatti che abbiamo registrato. Poi abbiamo la gestione dei contatti che abbiamo visto in precedenza. Poi c'è il profilo bambino, dove andiamo a vedere il nome, il sesso del bambino, l'età. E poi andiamo a vedere anche le impostazioni, come l'accesso o meno al Play Store, la possibilità o meno di attivare la torcia che prima abbiamo attivato. Le impostazioni del tablet, impostazioni di Android, possiamo resettare, possiamo verificare se ci sono aggiornamenti. Possiamo vedere quelli che sono i miei account, qua vedete la password eccetera. Possiamo vedere anche l'account che si collega al Planet Clementoni, che dopo andiamo a vedere. Poi abbiamo la gestione delle notifiche. E infine abbiamo l'utilizzo della SIM card, l'area SOS che abbiamo visto, la data e l'ora, la guida al ClamPad Call, la possibilità di andare ad Android, quindi al tablet, con le funzionalità del tablet, tutte quelle classiche di Android, qua vediamo le applicazioni, eccetera. E infine abbiamo l'accesso al Play Store di Google con tutte le applicazioni, giochi, film, quant'altro, eccetera. Contenuti che ovviamente dobbiamo abilitare, possiamo abilitare per la visione da parte del bambino. Clam Energy, quindi giochi che mi permettono di utilizzare la fotocamera, come ad esempio abbiamo Fast and Curious oppure la matemacchina, ma andiamo a vedere per esempio Fast and Curious. I giochi Clam Energy possono essere giocati sia utilizzando la fotocamera, quindi il proprio corpo, sia, abbasso un attimo il volume, sia utilizzando il touch, quindi andando normalmente a utilizzare l'interfaccia del nostro dispositivo. Utilizzando la fotocamera cosa succede? Vedete, io la posso seflegare, gioca, lui stesso mi dice posiziona il tablet di fronte a te a 1 a 1,5 metri di distanza. Davanti alla fotocamera dovrebbe essere un solo giocatore per volta. La posizione è corretta quando riusciamo a mettere le mani, quando riusciamo a raggiungere il bordo superiore e i bordi laterali dello schermo con le nostre mani in questo modo. Ed eccoci qua, e ci spiega come giocare, quindi destra, sinistra, salta in alto, e possiamo poi identificare i vari livelli. Poi cosa succede quando gli diamo l'ok, il via? Lui, vedete, riconosce, poi abbiamo la fotocamera, la mia fotocamera sopra, riconosce il movimento a sinistra e a destra, ma lo vediamo dal vivo! Ed eccomi in azione, ragazzi, come vedete mi sposto a destra e vado a destra, mi sposto a sinistra e vado a sinistra e raccolgo tutte le monete per fare più punti possibili durante il percorso. La fotocamera, vedete, mi mostra anche in tempo reale quello che sto facendo. Ma non ci sono solo monete da raccogliere, ci sono anche ostacoli da superare e livelli più o meno difficili. Salto e vedete in tempo reale salta anche l'omino, devo riuscire a evitare anche gli ostacoli, destra e sinistra. Più il livello è avanzato, più difficile, ad esempio, zac, vedete, devo scivolare, mi abbasso e lui si abbassa. Cosa succede se becco un sasso, quindi un ostacolo? Sbabam, ci vado addosso, finisce ovviamente il gioco, devo ricominciare, ho i punti totali. Molto simpatico e carino anche lo snow park, in cui mi muovo a destra e a sinistra, e con lo skateboard devo cercare di evitare i colori sbagliati e prendere i colori giusti, ma evitare anche i pupazzi di neve, i sassi che ci sono in mezzo al percorso, altrimenti mi ribalto in questo modo. E se mi ribalto tre volte, ovviamente game over, devo rifare la mia partita. Insomma, ragazzi, del ClamPad Call che mi è piaciuto un sacco, ci sono veramente tantissime, tantissime cose. Se avete qualsiasi commento, informazione, domanda, potete scrivermi come sempre qui sotto sui commenti. Io mentre snowboardo vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Un mi piace pollicione, ciao ciao ragazzi, alla prossima, Davide!